Visca, benvenuta, non volevo sbagliare con te. Grazie Silvia. Grazie. E grazie per averci portato anche delle novità, Laura. Sì, assolutamente. Tra l'altro Nile Nira è un brand molto affermato nel campo della calzatura, è un brand marchigiano, nasce negli anni 50 perché la famiglia Fratesi ha sempre coltivato una passione per le scarpe, ma diventa proprio un marchio, un brand affermato negli anni 70 perché non solo il materiale è pregiatissimo, ma anche la produzione artigianale ed è sempre all'ultima moda. Quindi... E infatti lo vediamo nelle proposte che vi anticipo, così pure. Assolutamente, sia i materiali sono molto pregiati, la lavorazione è artigianale e in più un brand che finalmente può soddisfare un po' tutte le donne, sia come noi magari dinamiche, che ci piace essere fashion, sia magari la donna un po' notte. Ecco, come li sente ai piedi? Perché sono molto leggeri. Comodissima, assolutamente, poi anche antiscivolo, quindi in quelle giornate di pioggia, adesso tipo come ieri che ero a Bologna che pioveva, che lasciamo ben perdere, guarda, ecco, se avessi avuto sta scarpa non mi sarei inciampata. Molto elastica, in più una cosa importante che tiene calore, quindi il piede anche senza calzino, se vi capita di aver fretta, capita tutta, sì. E la potete infilare senza calzino perché comunque è termoresistente, resistentissimo sia all'umido, sia al freddo, sia al caldo, e ne sono sicura perché conosco il neoprene proprio da vicino, quindi... Ah, ecco, perché sono... sei sub? No, però mi piace molto il neoprene come concetto. Come materiale, sì. Non soltanto a una delle capitali della moda che fa scuola in tutto il mondo, ma anche a una qualità dei materiali. Io vi invito a provare con una chiamata questo brand all'84 0488 4400. Scarpe e borse, ma soprattutto parlando di marche, l'eccellenza proprio del... Vedo che Brunilde anche lei è il canna di fucile, quindi ora cerchiamo di capire dov'è l'altro colore. 34,96 euro per provare. Ah no, è nero, sì, ciao, ho bisogno esatto. Degli occhiali, li ho lasciati a casa, li porterò. Allora, daltonia, esatto. Parliamo di questo effetto laminato con l'orsettino. Quella forma di quello del contenuto. Sì, perché è una borsa da lavoro, io penso a un tablet per esempio, ha un formato A4, ci sta ampiamente, quindi sì. Anche una professionista, un insegnante, una ragazza che studia all'università sì. Può portarci di tutto, con glamour, perché hai l'effetto laminato che è di grande tendenza, l'elemento gioiello mobile tra l'altro, si anima l'orsettino, addirittura ci saluta con le borchiette e questo pelo super grintoso. E come sempre il logo Nile Nila in una placchetta di metallo, che questo dona subito carattere all'oggetto che sta portando, perché ci sta sempre avere il marchietto a portata di mano. E tra l'altro è morbidissima, guardate anche questo che è importante quando te la vuoi portare dietro, magari anche la sera, non importa, prendi quando fai i viaggi, in sa grossa, capiente. E in più una cosa che un particolare, un dettaglio che a me piace molto, hai già la pochette all'interno abbinata e logata tra l'altro. Quindi tra l'altro c'è l'elemento della zip con il profilo coordinato alla variante colore, quindi o il canna di fucile o il nero bella visibile. Abbiamo i bottoncini perché li possiamo agganciare all'interno ed è super capiente anche questa, quindi se voglio dividere il make up perché magari ho il blush, la cipria, le polvere o i lucida labbra dalla zona lavoro, oppure sono una mamma, quindi canna di fucile, guardate quanto è grintoso. Per le amanti del total black abbiamo invece il nero con delle texture, quindi la qualità dei materiali, io ho scelto se fosse ammortizzato. Esatto, quindi anche tenerlo tutto il giorno non sentirete assolutamente il peso di una scarpa col tacco, anche perché, ripeto, col tacco a trapezio dà molta stabilità e solidità. Stampa perché si ha la testa sulle nuvole. Esatto, no? Comunque sentite qua l'antiscivolo. Né eccessivamente a punta, quindi le dita stanno proprio comode nel loro alloggio, ma non troppo. E il tacco gioiello è uno degli elementi di maggiore attenzione quest'anno nella moda, come nei capispalla, come i cappotti e le maglie, c'è attenzione alle spalle grosse e alla manica. Il tacco tutto rivestito di questo camoscio in tonalità, perché dello stesso blu che lo riveste, con nera, l'abitino, la gonna, il tailleur, con il cappottino, che è un rosso molto elegante, anche come tonalità. Anche Matteo dalla regia ci dice anch'io da uomo voterei, non le indosserebbe ma le vedrebbe sulla sua donna, peccato che non ne abbia una sola.
non si sa, però vabbè, puoi regalarle, non fare il braccino, Matteo. 84,96 euro è un prezzo piccolo anche per tutta questa metalleria, anche perché anche in questo caso l'interno delle borchie non si sente, quindi non c'è la rivettitata. Tra l'altro il prezzo 64,98 euro è una cifra piccolissima. 10 giorni di prova, anche il tacco è tutto rivestito. In questo caso diamo dei consigli, vedete che i limitati finiscono, è argento, okay. Sia in canna di fucile, così facciamo vedere la differenza di tonalità, perché sta andando a ruba. Vediamo anche così riuscite a vederlo meglio. Eccoli qua, 123,396 è il codice, così, sì. L'argento è la variante più chiara, quindi più fredda. Il canna di fucile è quella che vira a un grigio più scuro. Sì, magari la canna da fucile è più per un total black. L'argento lo vedo molto più festaiolo, ecco. Però pensiamo anche al Natale, ripeto, perché sembra tanto lontano, invece è vicino, vicino. Anche perché a questo prezzo qua, una scarpa così, effetto craquelé, il tacco anche la sera non importa, prende quando fai i viaggi in sa grossa, capiente. E in più una cosa che un particolare, un dettaglio che a me piace molto, hai già la pochette all'interno ed è super capiente anche questa, quindi se voglio dividere il make up, perché magari ho il blush, la cipria, le polvere o i lucida labbra dalla zona lavoro, oppure sono una mamma, quindi di fucile, guardate quanto è grintoso. Per le amanti del total black abbiamo invece il nero con delle texture, quindi la qualità dei materiali. Io ho scelto Tampa perché si ha la testa sulle nuvole, esatto, no? Comunque sentite qua l'antiscivolo, è eccessivamente a punta, quindi le dita stanno proprio comode nel loro alloggio, ma non troppo. E il tacco gioiello è uno degli elementi di maggiore attenzione quest'anno nella moda, come nei capispalla, come i cappotti e le maglie, c'è cioè attenzione alle spalle grosse e alla manica. Il tacco tutto rivestito di questo camoscio in tonalità perché dello stesso blu che lo riveste, con nera, l'abitino, la gonna, il tailleur, con il cappottino.